Buonasera a tutti. Io sono Franco Bocchini, uno dei coordinatori regionali del Veneto. A nome del coordinamento regionale vi do il benvenuto. Volevo farvi notare che la scelta di portare sul palco alcune persone normali, le persone che sono i vicini di casa, la figlia dell'amico, la cugina, è una scelta che mostra come sia possibile per chiunque impegnarsi per cambiare ciò che non va in questo paese, e sono tante le cose che non vanno, perché noi abbiamo bisogno di rivoltarlo come un calzino. Per farlo non possiamo lasciare il compito di migliorare ciò che oggi è così negativo a chi questa negatività ha prodotto. C'è bisogno di persone nuove, di talenti, di persone che impegnino tempo, passione, entusiasmo, di persone trasparenti, di persone che nulla abbiano a che spartire con i disastri, prima ancora che gestionali, direi etici, a cui abbiamo assistito continuamente. Perciò, adesso, a voi Michele Boldrin. Grazie. Buonasera, benvenuti. Non aspettatevi molto la presentazione a voi, Michele Boldrin, promette più di quanto verrà poi consegnato. Anche perché l'emozione che hanno avuto le cinque persone che hanno parlato prima di me è una cosa che in generale non va via, anche se magari hai parlato in pubblico alcune centinaia di volte, come nel caso mio, più che altro a causa dell'età, che purtroppo non è più quella di una volta. E quindi bisogna abituarsi, bisogna cercare di dire quello che ti sembra importante di dire in quel momento, cercando di evitare, almeno io cerco di evitare, di fare puri e semplici comizi e grandi discorsi roboanti in occasioni come queste. Poi ci sono le G che ti appoggi e cadono, vedi? E all'improvviso ti imbarazzi, ti si secca appunto la famosa gola, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, quindi bisogna anche buttarla sul ridere. Che va anche bene per quello che vogliamo fare, perché quello che vogliamo fare. Mi è piaciuto oggi quando sono arrivato, parecchie persone avevano un bottoncino con scritto Tocca a te, che mi sembra una buona sintesi di uno dei messaggi fondamentali che stiamo cercando di trasmettere e che davvero vorremmo arrivasse a casa e si trasformasse in realtà. E cioè l'idea che ci ha ispirato nel comporre il manifesto e nel poi, a seguito della reazione della gente, metterci un po' a girare per l'Italia cercando di dialogare con persone come voi, è la consapevolezza che a partire da ora l'italiano, chiamiamolo normale, che poi è una brutta parola perché insomma sembra che gli altri siano anormali adesso, oppure quando insomma preoccupa, però tutti ci capiamo cosa vuol dire, cioè l'italiano che lavora, che produce, chi più, chi meno, più o meno dignitosamente, più o meno seriamente, che non si è mai interessato di politica se non nel senso di capire cosa stanno facendo i politici e cosa gli stanno consegnando e quali tasse gli stanno decidendo e quali servizi pubblici gli daranno, ma non molto di più di questo, che forse qualche volta è andato a una riunione di partito, però così per apprendere, ma non per farsi eleggere, che di sicuro non ha partecipato alla vita politica attiva in una funzione delegata, essendo eletto, addirittura governando. Ecco, quello lì, o quella lì, sono ancora di più le quelle lì, una delle cose che si scopre, e abbiamo scoperto anche noi, che è interessante, guardando a chi fa politica, è che il numero di donne è tragicamente piccolo, è ancora più piccolo il numero di donne che sembrano voler partecipare attivamente alla politica del numero di donne che sembrano voler partecipare attivamente al mercato del lavoro. È una di quelle cose che dovrebbe far riflettere, che forse se riusciamo a cambiare anche quello abbiamo già fatto un bel passo in avanti. Forse non è a caso, proprio adesso, in questi giorni, credo ieri o l'altro ieri, abbiamo aperto il primo forum interattivo sul sito di Fermare il Declino, e abbiamo proprio deciso di farlo con un forum su questa problematica, cioè perché in Italia, ancor più che in altri paesi europei, ci sono così poche donne che lavorano o che si offrono sul mercato del lavoro e ancor meno che fanno politica. Poi se lo guardate è successo che tanta la voglia di dibattere che la gente si è inventata altri 14 argomenti, per cui stiamo discutendo un po' di tutto su quel forum lì, occupando temi che arriveranno in altri forum, ma va bene. Però insomma, il problema della partecipazione femminile è una di quelle cose che
fermare il declino vorrebbe fare in una maniera un po' diversa, meno retorica, da quello che hanno fatto i partiti che ci hanno preceduto fino ad ora. Quindi torno al punto, l'idea che abbiamo in mente è che è ora che quel cittadino normale, quella cittadina normale che avevo, che stavo descrivendo prima, provi a fare una cosa che purtroppo, e dico purtroppo, sembra fare schifo a molti italiani. Quando sei sul treno, ma anche al ristorante, anche in giro con gli amici, la reazione che tutti hanno quando si parla di questioni politiche, di partiti, di amministrazione, di governo, è una reazione di schifo, spontanea, che a volte implica anche reazioni forti, se tutti ladri, roba del genere, no? Quante volte non è il caso di fidarsi di nessuno, eccetera. Allora non so se è vero o meno che siano proprio tutti ladri e che sia motivata la reazione di schifo, però so che quando in un paese come il nostro, che è nel mezzo di gravi difficoltà economiche, che non sono iniziate ieri, ma sono in realtà iniziate 10, 15, 20 anni fa e che adesso un altro non fanno che aggravarsi progressivamente, per cui si vedono in maniera sempre più visibile. Quindi in un paese di questo tipo, se davvero la reazione è così diffusa di fronte alla politica, di dire i fa tutti schifo, la politica si è sporca, allora abbiamo un problema ancora più grande che non quello economico, perché piaccia o meno la situazione di crisi che affrontiamo, le difficoltà che affrontiamo, la crescita della disoccupazione, il calo dell'occupazione, il fatto che il reddito non cresce, che gli investimenti vanno via, eccetera, eccetera, alla fine, piaccia o meno, bisogna risolverlo con la politica. Nel senso di bisogna risolverlo con leggi, interventi, atti legislativi che cambino lo stato di cose esistenti. Se non cambiamo lo stato di cose esistenti, se ci incazziamo e basta, se diciamo mi viso tutti i ladri, eccetera, eccetera, meno voto, non ne voglio sapere, non mi fido di nessuno, queste cose che diciamo, e alla fine bisogna metterselo in testa, perdiamo proprio noi, perché la democrazia, la politica sono quella cosa in cui decide chi partecipa e chi sta fuori non decide e perde per definizione. E allora bisogna avere uno sforzo proprio individuale, in questo senso il tocca a te mi sembra proprio il messaggio giusto da dare. Ognuno di noi proprio individualmente deve farsi questa piccola riflessione e dire è vero, io non conto molto perché sono uno. Sono un granello di sabbia, siamo 60 milioni di cittadini, 40 e passa milioni di elettori, che differenza fa se io partecipo o meno? È vero, se partecipi tu da solo non fa una grande differenza, ma alla fine se non partecipi anche tu e non convinci gli altri attorno a te a partecipare, succederà che a decidere delle tue tasse, della maniera in cui lavori, dei servizi che ricevi, di quando vai in pensione, di come, delle regole contrattuali, eccetera, 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 la scuola dove va tuo figlio, dove vai tu o dove lavori tu, decideranno gli altri.